Appassionati della Web TV del Corriere Laziale, benvenuti in via Candiani, dove a Roberto Jelasi la nuova Tor Tre Teste ospita l'Ostia Mare di Patanella. Una gara importantissima per l'economia del campionato, con i rossoblù che devono assolutamente vincere per tenere lontano la Vigor. La capolista invece ha l'occasionissima per mettere una seria ipoteca su una grande qualificazione alle fasi finali regionali. Tutto è pronto, manca solo il fischio d'inizio. Ecco che Cusani chiama lo schema, lo spiovente in aria, sganga da solo, blocca San Filippo, troppo centrale il colpo di testa. Crescenzo alza la testa, il lancio lungo per Cusani che brucia in velocità Iacone, il numero 7 è sulla palla, ecco che punta all'esterno sinistro, lo salta con un po' di fortuna, ancora Cusani che entra in area, il pallone a Paoletti, il destro, fuori di un soffio, Tor Tre Teste pericolosissima. Selvaggio dà le ultime indicazioni prima del calcio di punizione, ecco che Pucci mette in mezzo, sbuca Crescenzo, ha sbagliato un gol clamoroso il numero 8, era saltato solissimo. Ecco che parte Metta, il destro direttamente sul secondo palo. Allora Castro cerca il lancio lungo, Buglione in anticipo, l'ha ribattuto su Metta, il destro sull'esterno della rete, in questi ultimi minuti c'è l'Ostia Mare. Allora riparte il contropiede bianco-viola con Metta che cerca Galluccio, Galluccio che punta l'area di rigore, adesso c'è Luccioni, eccolo servito, il numero 7 che prepara il destro, alto, troppo alto. Il colpo di testa di Carosini, cerca di impossessarsi della palla a Cusani, la sfera che arriva a Bozzoni, Paoletti al volo di sinistro, non trova la coordinazione giusta il numero 9 rosso-blu. Allora i padroni di casa usufruiscono di questa rimessa laterale, rinvia la difesa biancoviola, il pallone per Sganga che prova dalla distanza, vola San Filippo. Con Crescenzo che riparte, cambia gioco, dove c'è Cusani, di fronte a lui c'è Porzio, Cusani che serve Bozzoni, il destro ribattuto, il pallone ancora Cusani, interviene Castro, attenzione, l'arbitro De Marco lascia correre, tra le proteste rosso-blu, a noi il contatto sembrava esserci, il replay non chiarisce assolutamente se ci sia, ma la palla è da tutt'altra parte. Sganga che allora serve sulla destra a Crescenzo, il numero 8 è cresciuto molto in questi ultimi minuti, il cross di Crescenzo sul secondo palo, Bozzoni, San Filippo risponde e salva il risultato. Patanella dà le indicazioni prima che Bozzoni batta questo calcio di punizione, ecco che parte il numero 10, il cross in mezzo, salta Ristori, la nuova Tor Tre Teste in vantaggio a 8 minuti dalla fine e questo potrebbe essere un gol che cambia letteralmente la stagione. I biancoviola hanno sofferto molto sui calci piazzati e Ristori stavolta li punisce. L'intervento duro, il pallone arriva a Castri che spara la palla su Baldani proprio quando De Marco fischia la fine dell'incontro, la nuova Tor Tre Teste ha vinto, ma attenzione, c'è un po' di maretta in campo, volano parole grosse, arriva San Filippo che se la prende con Pizzuti, attimi di tensione, è già intervenuto Selvaggio, intervengono anche i dirigenti biancoviola che riportano la calma piano piano qui allo Jelasi. Ma la Tor Tre Teste può festeggiare due volte, anche perché la Vigor per Conti ha pareggiato a 7 bagni, è notizia di poco fa e le finali non sono mai state così vicine.